stamattina per parlare di questa storia in qualche modo che ci porta ormai da un lustro a suonare assieme. E una volta tanto non lo dedico ai padri ma ai figli. Guido, io vorrei che tu, tuo padre ed io fossimo presi per incantamento e messi a chiacchierare contro vento per un progetto nostro, vostro, mio. Io mi ricordo, ti sei avvicinato e poi mi hai detto grazie per Zolletta, ed io sentì nel cuore mio una stretta che si è addolcita quando abbiamo suonato. E se nei primi tempi mi dicevo chissà com'è sto figlio del Baldoni che mi era caro e se ci penso rido, ora mi chiedo mentre mangio o bevo, mentre scherziamo o mentre provo i suoni, chissà com'era sto papà del Guido. Anch'io sono convinto che le grandi religioni siano inevitabilmente storie di potere e di denari, di stragi e di veleni, di sopraffazione e di controllo sociale. Eppure confesso che ogni tanto mi sento un po' zoppo col mio laicismo che sembra offrire una spiegazione razionale a tutto, a scopi meramente turistici. Stavo studiando con attenzione la Grande Croce, un miracolo di oreficeria gotica, quando ho zoomato messo a fuoco 3 metri più in là. C'era un vecchio prete nel confessionale aperto, illuminato da una lampadina fioca. Inginocchiata davanti a lui, una signora sui 60. Un cappotto grigio, un po' infeltrito, un fazzoletto di lana marrone sulla testa. Prima lettura, la beghina che si confessa, le bigotte di Jacques Brel, il potere della Chiesa che allunga le mani sulle pagine dei parrocchiani. Seconda lettura, qualcosa di più profondo. Quel prete vecchio, dalla faccia buona, un uomo pacificato, forse saggio. Poteva essere un rabbino nell'angolo buio di una sinagoga di Praga, lo sciamane in una steppa gelida della Mongolia, l'imam che sotto una palma, al tramonto di una giornata di Ramadan, assaggia caffè speziato, pane e datteri, ascoltando un uomo. No, Guido, voglio l'ocarina, quella che mi hai fatto sentire oggi. Difendi l'allegria come una trincea, difendila dallo scandalo e dall'abitudine, difendila dalle miserie e dai miserabili e dalle assenze transitorie e da quelle definitive. Difendi l'allegria come un principio, difendila dallo stupore e dal dolore. Difendila dai neutrali e dai neutroni e dai gran permalosi e dalle gravi diagnosi. Dai colpi di fulmine e dalla malinconia.
sforzi retorici, dagli attacchi cardiaci e dai mali endemici e dai baroni accademici. Difendi l'allegria come un destino, difendila, difendila dal fuoco e dai pompieri, dai tentati suicidi, dai riusciti omicidi, dai lavori usuranti, dallo stress delle ferie e dall'obbligo di stare allegri, però tutti allegri così, in serie. Na na na. Galè, sono la
Adesso io farei un brano con loro, perché in Africa si improvviso molto, anche tutta la giornata. Sì, 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 siamo noi. E questo brano è un rito, un preghiera, un rito che parla del bene, del male, cacciare gli spiriti maligni fuori. E la musica per cui cantare non è solo cantare nelle preghiere. Se io devo essere qui in questo parco, sicuramente sì, l'anno prossimo almeno l'80% di voi non vedono un cresciuto, io devo lasciare di cantare. La canzone deve portare fortuna e andare avanti. È un preghiera. Cantare non è solo farsi essere un star, perché dei miei nonni già l'Africa aveva una cultura molto bella che abbiamo perso sicuramente con il show business, perché le brani che noi cantiamo sono nati nel 12 secolo. Ma in Africa ogni artista griot aveva solo il diritto di creare solo un solo brano durante tutta la vita, uno. E le brani devono essere più famosi che quelle che le cantano. Oggi vedete le cantanti sono più famosi che le brani. Siamo troppo andati avanti, troppo veloci. Allora, questo è il show business, soldi, chi sa anche creando. È bello essere ricco perché io sono stanco della precarietà, stiamo. Però è bello di avere se valori. Perché siamo troppo a un mondo, la crisi economica è grave, però la crisi la più grave è la crisi dei valori che stiamo vivendo adesso. Pensassimo che solo questo istante è eterno, cioè vivere profondamente, coscientemente il presente, senza troppo curarsi del resto. In pratica, provate a concentrarvi sull'adesso. Le mani appoggiate sulla tastiera, toccate il tavolino, passatevi la mano tra i capelli, ma dedicandovi interamente
ad ascoltare il piacere, la tattilità e la sensazione fisica di quel passaggio tra i capelli. Con un po' di esercizio vi accorgete che la morte non esiste. Ops, ho sbagliato grosso. Se pensassimo che solo questo istante è eterno, cioè vivere profondamente, coscientemente, il presente, senza troppo curarsi del resto. Thank you.